Ciao a tutti, per Natale ho acquistato un cimbidium. Questo è un cimbidium ibrido, il nome dell'ibrido è il cimbidium supremo, quindi è un cimbidium ibrido supremo, come scritto sul cartellino di vendita. Vi faccio una domanda. Preferite che come immagine del profilo di YouTube, scrivetemelo nei commenti la risposta, come immagine del profilo di YouTube preferite il fiore della Cattleya Special, quella che ho adesso, oppure il fiore del cimbidium. Allora, un cimbidium a fiore bianco. Vi dico un pochino l'anatomia del fiore. Il fiore ha tre petali, tre sepali e il labello. Il labello è questa parte qui ed è mobile, come vedete, si muove. Non riesco a si muove in questo modo. E sopra di esso ha una peluria. Infatti, se toccate si sente una peluria al di sopra del labello che serve per lasciare i granelli di polline, appunto. Poi abbiamo un sepalo, che è questo che si trova sopra il labello, che all'interno contiene la scatola pollinica. Qui abbiamo un altro sepalo e qui un altro sepalo. E qui un petalo e un petalo. La differenza tra sepalo e tepalo è che il sepalo ha un colore diverso dalla foglia, invece il sepalo ha un colore uguale alla foglia, tipo nelle rose il sepalo è del colore della foglia della rosa, appunto. Mentre il petalo è proprio coloro che questi petali, i petali che formano la corolla. Poi abbiamo, come vediamo, il gambo ha delle foglie sessili. Le foglie sessili sono dei tipi di foglie attaccate direttamente come lo posso chiamare? Al ramo dal quale fiorisce, dal gambo, diciamo. E qui si vede ancora meglio. Questa è la foglia sessile, mentre queste sono le foglie normali che avevano un nome specifico, ma non me lo ricordo. Qua la maggior parte dei cimbidium, invece, come anatomia, non del fiore, hanno nei bulbi, come tipo nel pleione oppure nell'orchidea colombina, ma hanno degli pseudobulbi. Gli pseudobulbi sono delle sorta di bulbi che all'interno sono cavi. Ecco perché se si riempiono di acqua vanno a marcire. Come possiamo vedere, gli pseudobulbi sono abbastanza grandi. Adesso vi faccio vedere qualcuno. Allora, come nella Miltoniopsis, quando andiamo a vedere da più vicino si forma una sorta di treccia da quando escono le foglie. Quindi lo pseudobulbo è ricoperto dalle foglie, appunto, come vediamo, una foglia, questa, due foglie, tre foglie, quattro foglie, cinque foglie, sei foglie, sette foglie, otto foglie, nove foglie. Allora, le foglie sono abbastanza lunghe, come possiamo vedere. Partendo, vi faccio vedere una tra le foglie più lunghe. Questa, vi faccio vedere questa qui che sto toccando. Vediamo, 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 vedete? Sono lunghe e sottili. Adesso passiamo alla coltivazione. Il cimbidium può essere coltivato sia all'esterno che all'interno, in quanto è un'orchidea che resiste le basse temperature, ma anche le alte. Preferibilmente vuole il fresco, però se si trova a 24 gradi non è che muore, anche a 25. O si può coltivare anche all'interno, in serra, preferibilmente all'esterno, come ad esempio il pleione, come ad esempio i cipripetalum e qualche varietà di Paphiopedilum, le Miltoniopsis, le Zygopetalum. Sono tutte orchidee che messe fuori non muoiono, ma anche le Phalaenopsis se d'estate. Come ho detto, la coltivazione in genere o è in corteccia, ma io preferisco la coltivazione in terra. Molte volte lo vendono in corteccia di pianta di cocco, come possiamo vedere in questo caso, che parte con corteccia di pianta di cocco fino a qua, e sotto è corteccia di decomposta, tipo terra. Ma io preferisco in terra, infatti quello che ho a casa, in serra, cioè in serra, a casa di mia nonna, quello che vedete nei video che faccio in genere, non quelli dove sto a casa mia, sta in terra.
E infatti è vissuto tanto tempo, anche se non ha delle foglie grandissime, perché adesso ha finito il riposo invernale, anche se se è ritornato l'inverno. L'estate stava in riposo invernale e mo' ha iniziato a germinare. Allora, quando fa le nuove crescite, come vedete, non le fa. Cioè, sono attaccata allo pseudobulbo, ma sottoterra è attaccato allo pseudobulbo. La parte che esce non è attaccata allo pseudobulbo. In genere succede questo. Come lo dobbiamo coltivare? Se si trova all'esterno, piantato all'interno del giardino, con una pompa possiamo annaffiarlo anche con un annaffiatoio, basta che non bagniamo gli pseudobulbi e le foglie di pseudobulbi. Infatti, come vediamo qua, si accumula molto facilmente l'acqua all'interno. Quando per sbaglio entra l'acqua all'interno, cerchiamo di prosciugarla tutta. Per il resto, se no, può essere coltivato come qualsiasi orchidea, ovvero per immersione fin quando non vediamo che il terriccio fin quando non vediamo che il terriccio si asciuga. Dobbiamo stare molto attenti perché, come l'alicaste aromatica, come l'alicaste, ad esempio, io ho un'alicaste aromatica per Cruentis, mi sa che ve l'ho mostrato in qualche video, e che quando cade la foglia si creano delle spine, come possiamo vedere. Però non grandi come quelle dell'alicaste aromatica per Cruentis. Faccio una panoramica del cimbidium. Le temperature possono stare sotto i 10 gradi sicuro. Ho sentito dire che arriva anche a temperature sotto zero, però solo per brevi periodi. Se inizia a diventare un periodo troppo lungo che sta sotto lo zero, perde le foglie e va in riposo invernale, ovvero vedremo solo tutti i bulbi, tutti gli pseudobulbi, che andranno a diventare di questo colore. Qui si andranno a seccare. L'estate poi inizierà a gettare, come vediamo adesso, nuove crescite. I pseudobulbi vecchi poi possono essere levati e quelli nuovi possono essere lasciati, come nel Pleione, ad esempio nel Pleione Lampedusa e Pleione Formosana. Sì, il Pleione Lampedusa, se non me neanche esiste, come ad esempio il Pleione Formosana, che viene venduto con un unico bulbo. Il bulbo viene piantato in primavera, in estate germina, fa il fiore e tutto, poi in autunno ricade il fiore e le foglie, va staccato, lui produce un nuovo bulbo, va tolto il bulbo vecchio e il nuovo succede questo. Come anche nel bulbophyllum a volte capita. Cosa succede? Ogni anno andiamo a ingrandire, ogni 3 anni andiamo a ingrandire il vaso di 3 centimetri. Oppure una volta all'anno di 1 cm. Io preferisco dei vasi lunghi, sviluppati in lunghezza. Come potete vedere, questo l'ho cambiato appena comprato. Perché l'apparato radicale in questa orchidea si sviluppa come ad esempio una gongora troncata, ovvero verso il basso, quindi ha un bel apparato radicale. E le radici sono anche molto spesse, adesso non so come farvelo vedere. Ecco, qui c'ho qualche esempio, vedete queste cosette qua che sembrano dei vermicelli così grandi? In realtà sono parte delle radici. Vi faccio vedere una panoramica dell'orchidea che è nata. Ah, la marca è Orchidiva. Questa è la marca, vi faccio vedere qualche. E il metodo di coltivazione, quando l'acquistate da questo negozio, fatto nascere da questa parte qui, vi dice anche il metodo di coltivazione, vedete? Come si annaffia la temperatura, può stare da 25 gradi, come ho detto io, che ci sta bene, anche fino a 5 gradi, meglio 5 gradi. La pianta per fiorire ha bisogno di 5 anni di vita, ma anche di 4. Ho sentito anche casi che a 3 anni di vita hanno già fatto il fiore. Quindi spero che del Cimbidium ibrido supremo vi abbia detto tutto e adesso vi mostro un'altra cosa. Avete presente quell'acquario che vi feci vedere nell'unboxing? Eccolo qui, l'ho aggiustato, gli ho ridato vita. Ho messo una pianta da bulbo acquatica e due rocce. Ci vediamo dopo con il prossimo unboxing, quando mi arriveranno le nuove orchidee. Come vi ho detto, sono un Epidendrum, un Dendrocillum, un Paphiopedilum Pinocchio e il Cibipetalum. Ciao a tutti, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate e scrivetemi se come immagine del profilo YouTube metto l'immagine del fiore della Cattleya Special o del Cimbidium ibrido supremo.
Ciao!